Ciao a tutti! Oggi prepareremo il ciambellone al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, zucchero, olio di semi di girasole, yogurt al caffè, estratto di vaniglia, lievito per dolci vanigliato, sale, amaretto di Saronno che è facoltativo e per la glassa zucchero e caffè ristretto amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. Ed azionare il bimby per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4, con il cestello al posto del misurino. Aggiungere l'olio lo yogurt la farina la fecola il sale l'amaretto di Saronno che è facoltativo l'estratto di vaniglia ed azionare il bimby per 4 minuti a velocità 4. Versare il composto in uno stampo a ciambella da 28 cm di diametro, ben imburrato e infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e nel frattempo preparare la glassa. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il caffè ed azionare il bimby per un minuto a velocità 8. La glassa è pronta, distribuire sulla torta e servire. Ciambellone al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.